saluto a tutti gli amici di chitarre. Ecco quello che avete sentito con una manciata di accordi: Re, La, Sol, Si minore, La, Re. Una manciata di accordi, ma con una struttura ritmica un po' particolare, siamo di fronte a un riff accordale che ha fatto epoca nella storia del rock. Siamo nel 1970 e i Velvet Underground di Lou Reed pubblicano questo pezzo che si chiama Lady Jane e che è un pezzo, possiamo definirlo in questo caso, ignorante, solo perché non è particolarmente virtuosistico, particolare o eccessivamente tecnico. È un pezzo essenziale, molto molto semplice. Questo giro si ripete per la quasi totalità della canzone. Allora, vediamo gli accordi. C'è un Re, non sembra, ma non è questo, ma è un Re fatto al quinto tasto, il barré necessario, che prevede la forma del La maggiore. Però è più comodo, specie su una chitarra elettrica, non usare queste tre dita insieme, ma soltanto l'anulare, disponendolo in maniera un po' difficile sulla seconda, terza e quarta corda. Non importa se la prima corda non suona, per noi ci interessa arrivare fino a qua. Dopo il Re al quinto tasto c'è un La al quinto tasto, derivante dalla forma del Mi maggiore. Dopo si scende di due tasti, si va indietro di due tasti per avere un Sol al terzo, anch'esso derivante dalla forma del Mi maggiore. A seguire, al secondo tasto, non più derivante dalla forma del Mi maggiore, ma dalla forma del La minore, abbiamo un Si minore, che poi tornerà a La e di nuovo a Re. Ma non è tanto questo l'importante. L'importante è come sono distribuiti questi accordi. Li faccio risentire. Se questa è l'intelaiatura ritmica di base, one, two, cioè il movimento ritmico, la suddivisione ritmica di questo pezzo, one, two, three, four, questi sono i quarti. Ma noi abbiamo bisogno di ottavi, di un'intelaiatura ritmica sottintesa che si muova così, one, two, three, four. Non c'è solo il battere, ma c'è anche quel movimento che è contrario al battere, laddove il battere è in genere segnalato da una pennata verso il basso. Il levare è ciò che accade tra un battere e l'altro, cioè è quando la mano invece di andare giù, torna su. Questo battere è un continuo alternarsi. In genere, questo pezzo, questo riff si compone quasi per intero di pennate accentate sul levare. Attenzione! Ecco, voglio farvi notare questo. È importante, c'è soltanto un battere, il primo. Poi c'è uno scratch sulle corde. E di nuovo il primo levare. Possiamo avvicinarci al concetto di battere e di levare servendoci di una situazione molto tipica, quotidiana, che è il camminare. Camminare a una velocità regolare, senza correre, senza neanche andare troppo lenti, una classica passeggiata. I piedi cosa fanno? Battono per terra, alternandosi, piede sinistro, piede destro, ma comunque quelli sono, chiamiamoli il battere. Ogni quattro battere del piede avremo quella che si dice una battuta da quattro quarti. One, three, four.
quattro movimenti in battere quando il piede tocca terra. Ma che cosa succede quando il piede si alza da terra, si leva da terra? Abbiamo il levare, che è quindi tutto ciò che accade tra un battere e l'altro. Quando alziamo il piede, questo movimento in alto della mano, del piede, scusate, è il cosiddetto levare. È così per la chitarra. Immaginate che questo, invece che una mano, un braccio, un avambraccio, sia uno dei vostri piedi. Giù e su, così. Per farvi sentire qualche cosa di più preciso, immaginate quel pezzo di Lucio Dalla che conoscerete tutti, che si chiama Attenti al lupo. È praticamente costituito da soltanto movimenti in levare, così. Bene, vi lascio alle vostre considerazioni. Spero di essere stato utile, chiaro, ma soprattutto stimolante nel farvi ragionare. Un saluto a tutti da Paolo Sonnini.